Signore e signori, benvenuti al concerto di Natale della banda Santa Cecilia di Bozzolo. È con immenso piacere che questa sera la banda vi offrirà uno spettacolo degno del nome che porta. Un applauso, ovviamente. Vi ricordo innanzitutto domani sera la fiaccolata con partenza alle ore 19 vicino a Porta San Martino, Piazza dei Mille o giù di lì dove ci sono le mura. L'altra cosa che volevo ricordarvi è che dopo, alla fine del concerto, non scappate, perché di sopra ci sarà un rinfresco dolce e salato dove si potrà anche festeggiare e farsi fare gli autografi direttamente dai nostri artisti. Lo spettacolo di questa sera abbiamo deciso di farlo un po' diverso dalle altre volte, perché per dare più risalto e importanza al lavoro fatto dagli allievi durante questi primi mesi dell'anno accademico, chiamato così. E quindi ci saranno, si alterneranno durante lo spettacolo brani di tutta la banda a duetti dei ragazzi. Queste sono le cose, il bello della diretta. Flauto d'oro questo. Niente, possiamo partire? Cosa dite? Siete caldi? Mi fate sentire un bel applauso. Partiamo quindi con una canzone del 1984, ormai la sanno a memoria, possono anche suonarla a occhi chiusi, e è del 1984, appunto è Ghostbusters, che era il tema del film di Dan Aykroyd. Buon inizio dello spettacolo e grazie a voi. A suon di musica. La prossima canzone è del 1975 e è un'esclamazione che bene o male tutti gli italiani fanno, e è mamma mia, quando c'è qualcosa di bello, mamma mia che bello. E quindi direi subito di partire così, lanciati, intanto che il ferro è caldo, lo battiamo subito. Quindi mamma mia degli ABBA del 1975. Grazie.
che ci ripropone di entrare, diciamo così, un po' più nel Natale, sono con le feste che ormai sono alle porte, anzi non sono già entrate. E questa è una canzone del 1971 scritta da John Lennon e era una canzone di protesta contro la guerra di quegli anni in Vietnam. Quindi rimaniamo sempre negli anni 70 e con la canzone che è Happy Christmas di John Lennon, scritto con Yoko Ono nel 1971. A voi. Rimaniamo sempre nel 1971, sempre con lo stesso autore, John Lennon, e una, io penso, delle canzoni più belle al mondo che siano mai state scritte.
Il titolo penso che faccia anche a meno di dirlo, è Imagine, chi è che non la conosce? Quindi lasciamo pure che la musica vada nei nostri cuori attraverso l'emozione che ci regalano questi splendidi attori. Grazie. Prepariamo innanzitutto anche i leggi. Rachele e Michele si preparano. Questo è un pezzo tratto da una novella di Giovanni Verga che è stato entrato in scena per la prima volta al Teatro Costanzi a Roma nel 1890 e è un l'intermezzo della Cavalleria Rusticana. Loro sono Rachele e Michele, a cui chiedo di fare un applauso. Thank you.
Adesso non si vedrà perché ha l'ICIO davanti, però la Emma è veramente una delle artiste che abbiamo questa sera, più piccole e brava, e molto molto brava. Ti puoi far vedere un attimino perché sei nascosta? Questo applauso è la fiducia, ma penso che lo ripagherai e ci ripagherai veramente bene. Allora, Emma adesso ci suonerà una preghiera che è stata composta nel 1226 da San Francesco d'Assisi, e è il Cantico delle Creature. Quando vuoi, io sono... mi taccio. Thank you.